Nessuna radiazione ionizzante o campi elettromagnetici fuori norma, né amianto aerodisperso. E questo è il dato riportato in una relazione tecnica dell'ARPA del giugno 2014, relativa alle verifiche effettuate presso il Burlo Garofalo. L'assessore regionale alla salute, Maria Sandra Tedesca, ha così risposto stamane nell'aula del Consiglio a un'interrogazione del consigliere di SEL, Stefano Pustetto, in merito a una possibile incidenza anomala di tumori al Burlo. Nei giorni scorsi è stata comunque disposta un'ulteriore indagine conoscitiva, volta a chiarire la sussistenza o meno del fenomeno. Nella sua replica a Pustetto, l'assessore ha specificato come l'apparecchiatura che si ipotizzava potesse aver provocato qualche dispersione è un irradiatore di sacche di sangue, contenente una sorgente sigillata di isotopi radioattivi ed è sottoposta a continua sorveglianza, verifica e periodica manutenzione. A fine 2014, ha ricordato l'assessore Tedesca, erano stati registrati alcuni dati anomali, circoscritti nel tempo e non più verificatisi. In tale occasione le direzioni aziendali avevano optato per una prudenziale cautelativa fermo macchina al fine di dare spazio ad ulteriori controlli che, in ogni caso, hanno sempre fornito esito di funzionamento stabile e sicuro. Il livello di attenzione è sempre stato elevato, ha concluso l'assessore, ed anche il dosimetro posizionato sul pavimento del pronto soccorso mai ha rilevato valori di irradiazione.